p24.it Notizie, il territorio in diretta. Sto dando fiducia all'ingegnere Ombra, lo stiamo facendo. Credo che abbiamo una tempistica un po' lunga, secondo me, da parte della Regione, insomma, perché il Presidente Crocetta è venuto il 15 aprile del 2016, per tutti noi sembrava una cosa già che nel giro di qualche mese potesse andare avanti, però questi sono poi tempi, io dico sempre un po' lungo secondo me, però alla fine, dopo quella firma, c'è stata sulla Gazzetta Ufficiale, c'è andato nel mese di settembre 2016, anche là si può cominciare a parlare quando incomincia a mettere la prima pietra, insomma, perché fino a ieri questa possibilità non c'era, perché tutta la documentazione non era ancora a posto. Pubblico privato può più volte, credo che sta andando avanti il porto privato, ma anche il porto pubblico, dalle notizie che abbiamo, sta andando avanti. E adesso spero nel giro di qualche settimana, qualche mese, come mi chiude, dare notizie concrete. Però parliamo di questo. Significa sicuramente, nel momento che si realizza questo porto turistico, con la possibilità di avere per 1000 barche o barchetto, forse di più, insomma, complessivamente, quello che sarà. Barchetto da 75 metri. Di fronte a 400 metri sono barchette, di fronte a quelle 10 metri sono barconi, insomma, dico, e quindi di fronte a questa situazione cambierà il volto, non del porto, ma della città di Marsala o della provincia, dobbiamo dire, questo diventa un porto della provincia della Sicilia. Tutte queste attività di spostarsi al nuovo porto potranno realizzare tutte quelle che sono le attività proprie poi dell'ambito del porto cittadinistico. Qualità di autorità marittima, appunto, avrò l'interesse, o meglio, l'interesse dello Stato sarà quello, appunto, di consentire che tutte queste attività produttive continuino anche nel corso dei lavori, perché un porto non può sospendere le proprie attività né per 6 mesi né per 1 mese, ma neanche. Ci siamo scontrati negli anni con tutta una serie di tempistiche, potremmo dire lungaggini, boh, non lo so, comunque certamente tempistiche che sono andate anche oltre quelle che erano le nostre previsioni, ma come giustamente diceva il sindaco, e noi ne abbiamo attraversati 4 di sindaci, non abbiamo mai perso la speranza e non abbiamo mai per un giorno smesso di crederci. Tante volte ci siamo scoraggiati e ci sentiamo come un pugile che ha preso tanti di quegli sganassoni, però voglio dire, la voglia era quella di continuare ad andare avanti. C'è un altro round e poi c'è un altro ancora, però voglio dire, con la tenacia di chi non vuole mollare ciò in cui ha creduto fermamente, siamo andati avanti. Con l'accordo di programma finalmente si è chiusa una fase importante, che era quella appunto con la firma di Crocetta. Dopodiché l'atto che realmente ci ha messo in possesso delle aree, quella della firma dell'atto formale di concessione, meno di un mese fa, e quindi da questo punto di vista, dopodiché stanno seguendo, quella di venerdì è stata la prima fase, stanno seguendo le opere di consegna delle aree. Quindi da venerdì sostanzialmente è il momento in cui noi fisicamente possiamo cominciare a operare. Prima di venerdì non potevamo operare perché non avevamo un'area dove operare fisicamente, ma voglio dire, noi ogni giorno lavoriamo a tutto un complesso di cose che è un'opera da 50 milioni di euro, con un piano regolatore da 75 milioni di euro, con una serie di investimenti privati che coinvolgono il waterfront, merita, quindi immaginate la mole di lavoro che ci sta dietro. E quindi da lì iniziano i lavori, che durano circa altri 6 mesi per completare la prima fase, e stiamo parlando quindi della realizzazione essenzialmente della diga foranea e dragaggio da portare in colmata, che si concluderanno quindi tra 6 mesi e un anno. Come dicevo, se io tornerò tra 6 mesi, anche se fossero già stato dato l'appalto e i lavori fossero già iniziati, io probabilmente nel porto non vedo differenze, perché il lavoro viene realizzato, i cassoni vengono realizzati in altra parte, stiamo parlando della diga foranea.
Non so se questo risponde. No, ci siamo, ministro. Diciamo che lavoro, il lavoro in materiale. Ma dare una risposta anche all'utente, al cittadino, che vuole sapere quando parte. Da qui a un anno. Da qui a un anno noi dovremmo già poter vedere la diga foranea realizzata, i dragaggi fatti e le merci spostate dalla loro posizione attuale nella diga foranea. Questo è quello che da qui a un anno. Da qui a un anno vediamo già lavori fatti, ma lavoro iniziale sarà probabilmente entro. Ingegnere Massimo Ombra della MIR, qui oggi a Marsala, una giornata importante perché dopo tanti anni, dal 2008 dicevo in conferenza stampa, il progetto per il nuovo Marina di Marsala e oggi avete confermato la concessione di una prima area che poi seguirà diverse fasi per andare poi a realizzare il porto. Sì, è un momento importante oggi perché abbiamo portato a conoscenza della cittadinanza il fatto che finalmente si è arrivato alla fase operativa, cioè finalmente ci sono state consegnate le aree dopo 10 anni di sogni, battaglie e bocconi amari. Però voglio dire, alla fine quello che è importante è arrivare alla fine del percorso e ci siamo arrivati. In realtà è un nuovo inizio, perché da oggi la palla passa a noi con la realizzazione del Marina di Marsala e di tutto ciò che come impresa stiamo facendo anche al di fuori dell'area in concessione. E, come ha detto lei, ci sono diverse altre infrastrutture che praticamente andranno ad essere a corredo e completeranno comunque l'idea di progetto. Sì, sostanzialmente oltre al Marina di Marsala che è in concessione, col mio gruppo abbiamo in programma la costruzione di un albergo 5 stelle che verrà nell'area dell'ex Octopus, sostanzialmente, quindi nell'isolato tra Via De Mille, Colonnello Maltese, Piazza Piemonte Lombardo, via Rosolino Pilo, e la costruzione di un parcheggio multipiano tra la via Verdi e il lungomare. Quindi sono infrastrutture per noi importanti che completano un attimo quelle che sono le esigenze del fruitore del Marina, perché voglio dire, servono alberghi di alto livello e servono soprattutto parcheggi in una zona che è fortemente carente. E in pratica ci saranno adesso delle fasi praticamente attuazione del progetto che vi permetteranno poi di andare a terminarlo nel giro, come dicevate, si pensa anche per l'estate del 2020. Sì, esatto, l'obiettivo finale è quello di poter utilizzare la stagione 2020 per l'inaugurazione del Marina. Chiaramente ci sarà adesso un intersecarsi di diverse fasi sui diversi cantieri, partendo da quella che è la progettazione esecutiva del progetto che verrà fatta assieme alle ditte appaltatrici che tra un po' sceglieremo. Quindi sono fasi operative che vedranno un forte coinvolgimento del territorio, perché da questo punto di vista è chiaro che è un organismo importante e impattante. Cioè, se uno guarda un attimo la cartina di Marsala, vede che il porto occupa una gran parte del centro cittadino, quindi da questo punto di vista i lavori non creano disagio, però voglio dire, saranno lavori importanti di cui chiediamo anche scusa e pazienza anche alla città per quello che andremo a costruire, e comunque vedrete che alla fine ne varrà la pena. Grazie. tp24.it Notizie, il territorio in diretta.